Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, prima di iniziare questo video, due cose. La prima, allora, c'è questo mio amico che si chiama Federico Cannastraro, se non sbaglio il cognome. Vi lascio il suo indirizzo Facebook sotto, che si occupa di vendita di magliette, completi, pantaloncini di squadre di Serie A, insomma, squadre professionistiche. Molte squadre, e per ulteriori informazioni contattate a lui, che vi lascio appunto il suo profilo Facebook qui sotto. Altra cosa, siccome c'è una pagina che è stata creata contro gli Juventini in generale, ma soprattutto contro di me, sono stato io il primo poi a, diciamo, a dubitare di qualche mio collega YouTuber, ma poi mi sono detto anch'io, tra me e me non può essere, va bene? Allora vi dico, questa pagina, non vi dico il nome perché è inutile dargli pubblicità, che ha poca pubblicità, è inutile dargli pubblicità. Vabbè, comunque, molti di quelli che mi seguono l'hanno vista, sono andati anche ad attaccarla. Non voglio questo, non voglio questo, ma soprattutto non è Gladiatore Giallorosso 94. Ho parlato oggi con lui, mi ha assicurato, ci credo, ci voglio credere, ci credo assolutamente, perché ci possono essere screzi tra me, lui o sì, qualcun altro youtuber, però certe bassezze non competono né a me, ok, né a loro, sicuramente. Sono questo poco ma sicuro. Altra cosa, molte volte succede che noi tra noi youtuber, può essere io YouTube, non lo vedo come un modo per fare visualizzazioni e basta, o per dire la mia opinione. Molte volte faccio dei video anche per sfogarmi un po', quindi è normale che magari c'è qualcuno che non mi piace, lo sfogo, ma il mio obiettivo non è che voi andiate e andiate nel loro canale ad insultarli, a denigrarli, o quant'altro, va bene? Questo ci tengo a precisarlo. Sono cose che magari possono essere sfoghi su YouTube verso altri YouTuber. Non ne farò più perché ho visto che purtroppo non tutti capiscono, intendo utenti di YouTube. E niente, questa è purtroppo la rovina di YouTube, che molte volte c'è uno sfogo tra uno YouTuber e l'altro, e principalmente alla fine vanno ad insultare, non si insultano i due YouTuber, ma vanno ad insultarsi gli utenti di YouTube, di quei due YouTuber. E a me queste cose non piacciono, quindi ho fatto un errore, ok, di fare un video su Sequel e quant'altro, che chi mi conosce sa che non di solito risolvo le cose in privato. Sono contento che il Gladiatore mi abbia contattato e ci siamo chiariti su quel punto, fine. Quindi non andate ad accusare e insultare lui, perché lui non è, ve lo posso assicurare. Ripeto, ho sbagliato pure io a credere questa cosa inizialmente, perché poi mi sono ricreduto subito. Punto. Detto questo, passiamo al video veloce, veramente velocissimo. Netto, molti parlano di Donnarumma. Io vi faccio solo questa domanda qua. Molti parlano di Donnarumma, di Meret e quant'altro. Ma se subito dopo Buffon, insomma, fosse Neto, che Neto che comunque è un ottimo portiere, dà molta sicurezza secondo me alla squadra, cioè molta, comunque dà buona sicurezza, non è l'ultimo arrivato e quant'altro, quindi ha buone qualità, e ogni volta che ha sostituito Buffon l'ha sostituito in maniera degna, ok? Come faceva Storari. Poi Storari venga denigrato, ma guardate che difesa aveva. Adesso purtroppo Storari va al Milan e farà il secondo. Io ce l'ho al fantacalcio, quindi devo sperare che il secondo del Cagliari mi giochi, se no lo prendo in culo fino a febbraio. Comunque, vabbè, tralasciando questo, ripeto, per voi faccio questa domanda: per voi non sarebbe giusto, nel 2018 Neto avrà 29 anni, se non sbaglio, non sarebbe giusto dare 5-6 anni di opportunità a Neto e nel frattempo cerchi il portiere giovane? Vi giro questa domanda e rispondetemi nei commenti. Un saluto a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus. Ma vi ripeto quello che vi ricordo quello che ho detto all'inizio del video, sia per quanto riguarda il mio amico che vende completi, ma soprattutto anche per quanto riguarda Gladiatore e quella pagina anti-juventina e anti me soprattutto. Non è stata creata da nessun mio collega YouTuber. Voglio essere, magari da un loro iscritto può essere, ma non da loro e non diretto da loro. Ecco, tutto qui. Un saluto a tutti e spero che il messaggio sia arrivato. Buona serata.